Lucas, io ricordo qui l'anno scorso e ti ho detto che hai fatto una gara che era da maestro per uno che guida le auto elettriche. E lo ripeto perché me la ricordo benissimo. Ciao. Grazie mille. It was an amazing race for me too. In Italia no. Ok, è stata una gara per me molto molto difficile tecnicamente, perché dal medio della, quando cambiamo le macchine, io avevo un target di energia per il giro molto molto basso. Per fare quello senza bisogna imparare nella gara, non hai fatto simulazione per quello, non hai fatto niente per quello. Per questo è stato un momento per me in 2-3 giri per imparare tutto, e bisogna imparare molto veloce perché si utilizza più energia che quella che c'è, dopo non riesco a fare tutte le gare. È stata una gara molto molto buona, la strategia eccezionale della squadra. Questo anno anche bisogniamo di un miracolo una seconda volta. E adesso invece sei in una posizione abbastanza complicata, senza punti, che non te l'aspettavi ovviamente. Sì, 4 gare che non finiamo, le 4 prime gare del campionato non finiamo nessuna gara, non finiamo in una posizione... abbiamo avuto il problema meccanico, problema di confiabilità, di affidabilità. Tutti i gara, e per questa la quinta, e abbiamo la 10 place penalty. Per questo è stata una situazione molto molto difficile. Non ho mai pensato che con una macchina veloce come la nostra, con un pre-season testing così buono, possiamo stare in questa situazione. Infatti ieri abbiamo intervistato Alak Magnish e ci ha spiegato questa cosa anche dandoci altre cose tecniche, anche perché tu hai avuto mille problemi, tuo compagno di squadra Daniel no. Sì, abbiamo fatto tanti tanti chilometri nel pre-season testing, la squadra con più chilometri, più giri, la macchina è buona, e Daniel non ha passato niente, per me ha passato adesso tanti problemi, per questo è incredibile. In bocca al lupo, campione. Grazie mille.